I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Ben ritrovati, eccoci qua. Stiamo parlando della luce che c'è nei nostri studi che ci riscalda, quindi speriamo di portare anche questa luce, questa bella energia nelle vostre case. Prepariamoci intanto per l'estrazione la prossima, quindi già incrociamo le dita e come sapete, come sempre nelle nostre puntate ci saranno tante notizie, ma soprattutto i consigli già pronti, caro Sì, no, Marco. Ciao, scusami, ero ti sei già dato perso be nella ben ritrovata. Sì, luce. no, stavo pensando, ben ritrovata a te, ben ritrovato ai tanti amici di Casalotto. Siamo in un fine settimana importantissimo perché in questo sabato andremo a vivere la quarta. Pensavo alla luce e al rincaro della luce. Oh Forse non è no, ancora arrivata l'aumento, no, è già o forse. partito, ma Cioè, aspettiamo una certa la bolletta. signora non l'ha ancora sentito perché appena sentirà che è aumentata del 40%, secondo me ce le dobbiamo portare da casa le luci qui. Quindi, o forse ce ne rimarranno qua un paio. Ecco perché bisogna, ecco, contenere. Quindi, prepariamoci al buio. Sì, oppure con i cavi dalla batteria della macchina tireremo un paio di fari. Non so, troveremo, in qualche modo entreremo. Forse non ha ancora sentito la cosa. Magari sta ascoltando. Riscaldamento? Non c'è, dov'è? Lo fanno No, le no, luci. là non c'è, di là, no, ma non mi No, sto ricordo. scherzando, ci Vabbè. mancherebbe altro. Sono piccole battute da stupido che io sono. Tanto, Vado. ben ritrovati, adesso noi partiamo con le notizie, sentiamo quali sono gli argomenti e poi io vi accompagno ai piccoli piccoli consigli proprio per quanto riguarda quella che dovrebbe essere un'ottima estrazione, ricordando già come ho fatto anche negli altri appuntamenti che insomma non è iniziato proprio alla grande, a parte sabato scorso, quindi insomma una settimana fa, la prima estrazione del mese di ottobre che ha dato degli ottimi risultati, ricordiamo la serie di ambivertibili, il terno che avete vinto al secondo colpo, quindi insomma non è una porcheria. Poi un martedì e un giovedì, insomma, a parte il 90, piccolino di Venezia martedì, robaccia. Occhio, perché in questo sabato dovrebbe, ovvio, ripartire il tutto. E vi spiego tra poco che quel tutto è veramente il minimo sindacale. Prego. Ottimo, allora sto vedendo le notizie, parleremo di un'ipote reale della regina, ovviamente quando si parla di nobiltà noi pensiamo solo alla nostra regina Elisabetta che ha compiuto un'impresa veramente clamorosa in canottaggio, Lei? no, no, nipote. Pensavo Lei sarebbe, la vecchia. lei lo Sì, farebbe, eh? penso Perché la vedi a anch'io. cavallo ancora Sì, adesso, sì, sì. che, cioè, boh, quindi non mi stupisce niente di Sua Maestà. E poi la Gwyneth Paltrow, che ne ha inventato un'altra delle sue robe Un'altra erotiche. vaginata? Sì, vabbè, adesso vedrai. E poi, come sempre, l'ultima notizia è quella dedicata agli animali, ai nostri amici animali. Quindi vediamo se ci arriviamo No, no, perché facciamo le corna. Se avremo il Ci tempo, tolgono la no. luce. Dici che ci ha sentito, adesso vengo a tirare giù il contatore. No, il fine settimana non c'è, quindi non c'è questo rischio. Ma ci avrà un bottone a casa. Mamma mia, vediamo quanto parleremo. Tanto parti tu perché io non ho né Ah, linee va né bene. tempo, non ho qua niente. Dai. Non toccare quel bottone E lì. infatti la vogliono già spegnere. E la luce. Beh, Allora non è parliamo. un bottone, ma è la Altro che centrale, bottone qua, esatto, vabbè. esatto.
Allora, parliamo di questa impresa, ecco, riuscita per il nipote della principessa Margaret, e lui, classe 1999, ha percorso 3.218 chilometri, e questa, no, non era questa la notizia? Va bene? Ah, ok, ho capito che ho saltato un... Ma vai disinvolta. Grazie, vado disinvolta, non è successo niente, nessuno ha capito niente. Ma va leggere bene. Una del venerdì pomeriggio, ricominciamo, insomma. Grazie, regia, scusate. Allora, praticamente lui ha percorso tutti questi chilometri facendo canottaggio in mare, eccolo qua, pazzesco. Quindi sono 2000 miglia intorno alla Gran Bretagna. Lui ha detto che per superare... Ah, scusate, non avevo visto la foto, lasciami vedere un attimo. Vedo come sei colpita dal cervello, il discorso che faceva. Cervello. Per quello ha anticipato la notizia. Esatto. Cioè ha fatto tutta la sofistica nei sentimenti, il cervello. Della... Poi appena vede lì un ragazzino, ecco, del 99... col corpicino, il cervello è caduto giù. L'occhio vuole sempre la sua parte. Assolutamente, ma non solo l'occhio. Vabbè, allora... Il cervello è indifferente. Leggo, così non guardo. Ce la fai? Guarda. Allora, lui ha detto che per completare questa impresa è servito ovviamente tanto allenamento, sia fuori che dentro l'acqua. Faceva 1 ora e mezza di voga ogni giorno, con una sessione extra in palestra per la forza, 1 ora di squat, esercizi per fortificare la schiena, poi 2 volte a settimana faceva crossfit, poi vediamo, poi ovviamente alla fine, vedi dove c'è il cervello, dice l'aspetto più importante durante certe imprese, la mente, ecco, la mente. Sì, certo. Lui si chiama, ma il nome l'ho detto, Arthur Chateau, no, neanche non il nome. Non ci interessa, basta la foto, certo. vedi che ho ragione io. Allora, vediamo cosa c'è dietro a questa incredibile prova sportiva. C'è un motivo molto nobile, perché lui ha raccolto 25.000 euro da devolvere alla Croce Rossa e a Just One Ocean, e quindi alla fine è stato appunto un duro lavoro che alla fine ha dato come risultato una soddisfazione personale, ma anche questo impegno appunto per la beneficenza. Vabbè, tanto di cappello, perché non deve essere facile comunque. Assolutamente. Lì io sarebbe stato contento della palestra, di tutto questo allenamento. Sì, beh, 2000 miglia non credo. Tanto, 3200 chilometri, sì. No, molto, troppo. Vabbè, però abbiamo anche gli sportivi reali. 30 anni in più, quindi vabbè, no, sto facendo 4 calcoli. Ah. No, stavo pensando che tu non le hai viste ovviamente le immagini, a parte adesso la bellezza del ragazzo ci mancherebbe, però c'erano molto carine, lui era il bambino che teneva, c'erano delle immagini della regina in alcuni, eccolo là, no, vedi? Carino. E poi ce n'è un'altra in questa cerimonia dove, eccolo lì di dietro. E quindi probabilmente, insomma, la regina ovviamente sa esattamente chi è, ecco, certo. Ce l'ha avuto alle spalle per un po', quindi forse anche l'incontro e il ringraziamento ha un senso anche diverso, insomma, era quel bambino carino, molto, insomma, parte delle stupidate che dicevamo, però bello. Bella storia. Sì, no, poi quando ci sono grandi atleti che, insomma, hanno delle capacità straordinarie, ovviamente fuori dal comune, che utilizzino questo a scopo benefico, ecco, e quindi... Carino, mi piace sempre di più, infatti. Che non è solo una prova fisica di macismo e di bellezza, quindi insomma sì. È vero, è vero. No, bravo, va bene. Che sia da stimolo per fare un po' di sport, quello ve lo dico a me stessa. Che ridi, vabbè. Secondo me stava... pensavi al cuore e al cervello. Allo sport, vabbè, basta, non dico più niente. Prego, caro. Adesso che vado di là te la rileggi. Allora dai, andiamo dritti in redazione e sarò veloce, lo sapete, insomma negli appuntamenti che durano 40 minuti la sera o la mattina, tempo e linee sono stringati.
Il 9, che è assolutamente in ritardo ancora da settembre, è per questa quarta estrazione in questo sabato predominante. Stiamo giocando un terno, quindi non ci facciamo male, possiamo solo che farci del bene. E ambo eterno col 90 su Firenze e Palermo, dove c'è stato quel quadrato di figura 9. Vedremo un 27-72 in perfetta isotopia, ma la figura 9 viene poi completata dal 36-54. Straordinario, perché è una somma 90 di figura 9 in quella traiettoria ottima. Ma la vediamo di là. Sarò velocissimo, voglio solo indicarvi qual è il portale. Andiamo. Ecco, ci stavamo chiedendo, 90, 22 anni. Io potrei essere sua mamma, suo papà, decida lui quello che è, sì, troppo giovane. Va bene, scherzi a parte. 895-095, partiamo. Portale più importante, news statistiche di Casalotto, un portale che conoscete da sempre, rete fissa, cellulari, basso costo. Vado veloce, come promesso, perché insomma le mie chiacchiere qui non servono. Stavo e la scelta. Il 9, interno secco dal doppio 36, attenzione a quel 36 in terza isotopo sulle consecutive. E vediamolo quel quadrato che vi dicevo, dove ci troviamo un 27,72, quindi vertibile di figura 9, straordinaria conferma sul 90, 36 figura 9, 54 figura 9, 54 e 36, somma 90. Terza posizione, un ambo interno. Questo è tutto, occhio perché in questo sabato sera li prendiamo, dobbiamo recuperare quello che è stato il fallimento delle scorse. Tasto 3 per averli, vi aspetto con l'io. Cosa, cosa. Forse profumo di rosa, 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 rosa. Il volo di una mariposa che mai si posa. Una presenza sinuosa. Aggiungi al nove uno zero e spaccherà il mondo intero. E dentro al coro poi canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera. Rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra in una nuova era. Mostrati per quella che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, vai dove ti porta il vento. We'll be right back.
Pronto, preparati, lo sto preparando per la notizia della Gwyneth Paltrow. Guarda, sì, prendo un acido, una caramella, ecco, perfetto. Allora, però puoi anche andare. Grazie, vado con questa notizia, non vedevamo l'ora. Però, allora, se siamo qui a parlarne e lei vende tutti i suoi prodotti... Non ne parliamo perché ce lo troviamo scritto, non so se poi ne avremmo mai parlato, quindi... Però vuol dire che lei, come dire, tanto di cappello, si è inventata questi prodotti strani, ricordiamo la candela al profumo di orgasmo, all'aroma di il vagina, sì. E il vibratore ergonomico. Quindi più che tanto di cappello, tanto di cappella, io direi, considerando, scusate, il... Vabbè, che cosa ha fatto di nuovo? Bellissima. Porta ombrelli a forma di vagina, non so cosa ha fatto. No, allora, sta lanciando un nuovo articolo che aiuterebbe ad accrescere il piacere sessuale femminile. Perché sono tutte uguali, ovviamente. Infatti, certo. No, è un integratore che aumenterebbe la libido incidendo direttamente sulle fonti quotidiane di stress. Quindi ha promosso su Instagram questo prodotto che si chiama DTF, che è l'acronimo Down to, non si può dire, inizia con la F, ecco, promettendo che... Anche in inglese? Sì. Non lo so, ecco, non so le parolacce in inglese. Le sa in tutte le lingue, mi sa. Vabbè, lei promette che l'integratore aiuterà davvero le donne. Faccio la televendita, allora, stress e ansia quotidiane, cambiamenti ormonali, stanchezza, età, questi possono avere un impatto sulla nostra libido e sulla salute sessuale. Quindi, ecco, compratelo. Sì, noi abbiamo creato un integratore che aiuta davvero, davvero, così l'avrebbe fatto Gwyneth, uguale. La Paltrow da pochi giorni ha compiuto 49 anni deliziando i suoi follower su Instagram con uno scatto notturno, vediamo se c'è, che la ritrae rilassata e serena, non è questa? A mollo in una vasca da bagno all'aperto. Comunque ti dico brava, perché film non ne fa più, non fa più un tubo da una vita. Certo, vende stronzate. Vende ste robe, guadagna un sacco i soldi. Come dire, chi è? Mi piaceva anche come attrice, anche scusami. A me. No, bisognerebbe capire se è tutta, ecco, farina del suo sacco, e allora mi scende di un paio di punti, o viene usata come personaggio, si presta, non lo so. No, sembra che si presta, è sua, l'azienda è sua, tutto suo, eh? Quella cosa lì dove lei in piedi con quella cosa rossa, sì, dietro, certo. È il suo... Una corona funebre, sì, sembra. Sì, ecco, è quello il suo marchio della sua azienda. La Bernarda? Sì. Ah, però. Sì, quella. Allora ne apro una anch'io con l'alter ego, insomma. No, poi stupisce perché lei sembra... Prodotti più... del no. Beep. Prodotti del... Sì. Sì, potremmo. No, lei sembrava un tipino così fine, così elegante, così. Poi viene da una famiglia molto, come dire, altolocata, no? Di Los Angeles, tutta così. No, vabbè, mi lascia perplesso, dico la verità. Allora, quando aveva fatto il profumo e la candela, insomma, ci sta che potesse essere una roba un po', insomma, fuori dalle righe, guarda, tutto. Però adesso onestamente l'integratore che mi sembra un po', però poi sicuramente ne venderà, figurati, sì. Dieci volte di più. Scusa, no, io però lo comprerei, sai perché? Perché si dice che ti toglie lo stress, la stanchezza, ragazzi, lo prendo, cioè, bellissimo, se è solo lì il problema, lo stress e ansia, chi non ce l'ha? Io stress e ansia? Per togliermi stress e ansia. Sia con la Z, invece di prendere le pastiglie, prenderei la notizia di prima. È vero. E lì, secondo vero. Me, guarda, certo, è tutta sì. Un'altra storia. Sì, quindi sì. Credo che sia per quattro represse che non trombano. La canoa. La canoa, certo, ovviamente, mica. Vogare. No? Tra l'altro, troppo giovane, insomma. Quindi, sicuramente, un po' di sport. Certo, esatto. Vero. La canoa, vabbè, no, adesso a parte gli scherzi, non è che la voglio massacrare, ci mancherebbe altro, però. Un boh ce lo devo mettere. Sì, infatti, però ti ho visto il successo, come dire, mica scema, no? Starà fatturando non so quanto, senza fa, non è che fa molto, si inventa poi un prodotto, capito? Avesse una linea di
Invece lei fa ogni tanto, lancia una roba, vende in tutto il mondo. Oh! Sì, sì, va bene, va bene. Brava, sì, brava. Sì, bravissima. Vabbè. Beh, vediamo il prossimo, quale sarà. Io avrei inventato un elastico. Vabbè. Oddio, no, mi sono persa, non saprei cosa fare con l'elastico. Vabbè. Non per voi. Ah, ok. Ah, ho capito, vabbè. Non so, qualcosa, tipo burattini. Sì, sei le marionette, sì, che hanno, sì, i fili, sì, no? Sì, vero, ecco, vero, per okay. Gli ultraottantenni. Gioca col tuo fantoccio, non lo so, qualcosa. Lei fino adesso ha fatto, mi sa, tutte cose per donne, certo. Credo. Quindi, beh, testimonial, sì, ovvio. Quindi non so se magari si lancerà anche per aiutare i maschi. Non lo so, boh, vedremo. Aiutati che il ciel t'aiuta. Sì, ecco, infatti, quindi, bravo. Vabbè. È così. Vabbè, comunque, non parliamo più dell'attrice. Ma dell'imprenditrice, no, vabbè, ma ci sta. Insomma, io quello che sai che cosa... No, poi vabbè, dire... io sono uno di quelli che ama, perdonatemi, le stronzate, quindi sono uno che tutte le stronzate le comprerebbe. Anch'io. Su, quindi, e poi mi autocensuro, me ne dico di ogni, ma mi diverte, quindi adesso erano solo battute, ci mancherebbe. Poi magari c'è anche un fondamento di ricerca con alcuni componenti di sta roba che potrebbero essere stimolanti, secondo me ci sta, assolutamente. E che a volte mi domando perché aveva un lavoro così bello, si deve mettere in quelle robe lì. Non so, è una molto particolare, perché poi adesso sai che si è sposata non di so nuovo, niente, vabbè, non il suo ex marito, quello dei Coldplay, il frontman, che è uno degli uomini, secondo me, più belli, più tutto nel mondo. Tanto cervello. Ci ha fatto, sì, tanto cervello, due figli bellissimi, Apple, ti ricordi lo scandalo che aveva messo alla figlia il nome di Apple? No. Che tutti, che nome, è stata lei un po', credo, la apripista ai nomi strani, assurdi. Vabbè, abbiamo capito che la Gwyneth, ma... anche lei, cioè, è indicibile, Ghighine, Gwyneth, sì, Gwyneth. Insomma, sì, vabbè. Ma adesso si è sposata, ma non vivono insieme, perché... Così, so, come dire, ci sposiamo, ma tu a casa tua e io nella mia. Qui fuori di testa, sì, no, deve essere in questo senso straordinariamente fulminata, quindi apprezzabile, assolutamente, sì, no, deve essere una bella fulminata, sì. Sì, no, sì. Poi quando tu parlavi di ricerca, per fare questa candela, comunque, anche lì c'era una ricerca, insomma, anche il profumo, come chimicamente, in laboratorio devi trovare il profumo. Non è, non, sa, c'è del lavoro dietro. Andavi giù in pescheria e insomma, cioè adesso. Vabbè, scusate, non voglio veramente scivolare troppo nel volgare, perché lì c'era una ricerca che era la sua vagina, non era la vagina della qualunque. Ah, è vero, è vero. Perché insomma, adesso puoi parlare di profumo da una parte o dall'altra. Ecco, se non ci dai una sciacquatina, vabbè, scusate, andiamo di là e. Ma cosa mi tocca dire? Vabbè, io devo aprire un chioschetto in riva al mare. Sì, 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 sì. Senza notizie. E fare pisciolini fritti, sì. Qualcosa così. Va bene, andiamo, andiamo in redazione e andiamo a parlare dei classici di Lio e di Marco, con che coraggio, non lo so. Adesso, scherzi a parte, il gemello e il vertibile. Il gemello è il numero 11 e c'è un vertibile straordinario per le gemelle consecutive Bari-Venezia. Andiamo. Eccoci, allora 89-22-77, Lotto Flash aperto a tutti, quindi rete fissa cellulari, piccolo costo ormai da 20 anni, l'abbiamo imparato da quando è arrivato l'euro, dicevo attenzione al contenuto, perché? Perché a volte il 9,90 ce la danno la delusione, sì l'abbiamo imparato, insomma in 23 anni ci ricordiamo anche questo, spesso però ecco il riferimento a sabato scorso quando erano arrivati 5 vertibili e abbiamo vinto anche il terno 78-87-42 dalla quaterna di vertibili e Lambo Secco, tutto arriva dalle altre condizioni, quindi il chiasso del 90, che a volte è una delusione, può essere appunto superato da gioie diverse. L'11 dopo l'1, intanto giovedì l'1:10 di Venezia ce l'avevate anche, quindi non è stata proprio una porcheria, però insomma non stiamo qua a ricordarlo. Attenzione ai radicali dell'1, abbiamo un 11, un 1, un 10, un 1, un 1. Questa roba qua è sicuramente all'interno del quadro estrazionale un'opportunità
Il numero 11 a Palermo Torino è un'ottima ambata e troverete un ambo interno. Io vi voglio a Bari Venezia. Ruote gemelle consecutive, l'1 e 10 l'abbiamo appena vinto, la volta prima stessa storia con i vertibili, c'è solo un ambo. Quindi il pezzo forte di Lotto Flash è l'ambo secco vertibile su Bari e Venezia. Vi aspetto con l'io, questo è tutto ciò che abbiamo preparato dai classici. Quindi lambo alterno col gemello 11 e lambo vertibile pronto straordinario subito per questo sabato su Bari Venezia. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione. Mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento. Quel che provo è un sentimento, un bastimento. Bene, bene, allora se volete sentire ancora tante notizie, no, no, i consigli di Marco e di Lio, rimanete lì, perché adesso ci fermiamo, ma per poco poco. E dopo cosa ci sarà, Marco? Dacci un'anticipazione. Dopo parliamo di un tasto dolente, perché il 9,90 è un tasto dolente. Però devo ricordare che in decine e decine di occasioni il 9,90 insieme con l'abbinamento, 9 l'abbinamento, 90 l'abbinamento, c'è una percentuale di vincita straordinaria. Manca il 9,90, ma è proprio questo ritardo che lo rimette insieme ed è in questo sabato uno degli ambi più importanti. Deve tornare, quindi sicuramente è un pezzo che non lo vediamo, non è un martello che giochiamo a tutte le estrazioni, ma ogni tanto lo ributtiamo in pista. Questo è il suo momento, ma ve lo spiego dopo. Anzi, dico già che vi costerà quanto un caffè, quindi andateci. E
tornati per gli ultimi 10 minuti insieme e se vuoi, non so, vuoi che vada con la notizia, vai. È un po' triste ma finisce bene, dai, perché riguarda un cagnolino con un difetto nelle zampette anteriori, quindi con tanti problemi, ma vediamo come finisce. Intanto parliamo di Pollicina, questo è il nome di questo cagnolino, questa cagnolina, scusa, nata con le zampe anteriori deformi, che è stata accolta in un rifugio per animali nel Texas e adesso ha imparato a camminare, eccola qua che c'è la foto, bellissima, ha imparato a camminare grazie a questo carrellino rosa ed è pronta ad essere accolta da una famiglia che l'aiuterà, l'amerà per sempre. Quindi è un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, ma questa non è appunto la sua particolarità. Infatti i veterinari dicono che forse questo difetto che lei ha dalla nascita è dovuto a questa pratica di allevamento irresponsabile, no? Deformati proprio perché sono una sorta di incrocio che hanno voluto fare, quindi tra le due razze. Ah, un esperimento, sì, quindi. Sembra, però non si sa. Comunque l'avevano trovato questo gruppo di soccorso per animali, Heart and Bones, che opera dal Texas a New York, che l'avevano preso, portata dal veterinario, si sono presi cura di lei, avevano anche fatto una raccolta fondi perché era stata abbandonata, come purtroppo accade con tantissimi animali in tutto il mondo, con difetti o anche in ottime condizioni. Figurati, se uno ha un problema, sì, sono i primi a essere abbandonati questi qua, perché sono un peso, no, per i proprietari, vabbè. E comunque adesso, grazie a queste cure ricevute, Pollicina riesce a muoversi al meglio, però le manca appunto la famiglia, una famiglia che la prenda, che si occupi di lei, dei suoi bisogni, e quindi speriamo veramente che finisca bene, ma così sarà, perché è veramente molto tenera. Sì, ma poi voglio dire, a parte che hanno tutti gli animali sempre questa capacità di recupero e di adattamento che è veramente da prendere sempre ad esempio, non hanno il tempo di deprimersi, sì, quindi devono assolutamente reagire. Certo, in natura quelle che possono essere delle malformazioni che c'è, insomma, ci sono in tutti gli animali, a volte questi purtroppo non riescono a vivere, però visto che lì non si parla di natura, perché insomma già era nelle mani degli uomini, è stata quasi creata da questo incrocio, quindi sicuramente sì. Ci sono anche tantissimi strumenti per aiutarli. Adesso questo carrellino non so quanto sia artigianale o meno, però insomma molto è stato fatto adesso, ancora protesi canine anche no, però ce ne sono tanti di strumenti. È vero, protesi canina mai vista? Non so perché non conosco la percentuale, sai che c'è sempre dietro una forma economica, io non so quanti animali, cani, possano avere malformazioni da protesi e quanto ci si può spendere per studiarle. Certo. Perché in realtà, mentre nel mondo umano le protesi hanno delle ricerche straordinarie, insomma la robotica, cioè, si è andati avanti proprio tanto, perché per quanto la percentuale sia piccola, però è importante, no, per l'essere umano. Sull'animale magari c'è meno ricerca. C'è anche da dire che però servirebbe molto meno, perché mentre noi abbiamo l'esigenza di alcune cose, un cane, nel momento in cui gli dai semplicemente la stabilità e l'opportunità di muoversi, non si chiederà se si piega, non si piega, se si muove. Sì, però non ho mai visto nulla, se non di magari artigianale, non un bastone, certo, legato, certo, ovviamente, però delle cose diverse. È sì, vero. C'è da dire che, lo ricordo spesso, c'era un pincher in una serra qui a Milano, dove andavo a comprare i fiori, che aveva avuto, vabbè, insomma, brutta malattia, parte posteriore, quindi dietro, intervento orribile, e ha perso tutte e due le gambette dietro, e quindi era depressissima, finito l'intervento, perché ovviamente aveva solo quelle davanti e non poteva fare niente. I padroni a un certo punto hanno creato un carrellino con due ruote, una cinghia, la felicità, correva come una pazza. Sì, sì, non stava a domandarsi, c'era un carrello, certo, e faceva capire quando aveva bisogno di muoversi, quindi glielo attaccavano, gli era divertentissima, sì, sì. Figurati, quindi hanno una capacità e uno spirito d'adattamento che appunto basta un carrello casereccio con due ruote, tu gli hai salvato la vita, altrimenti il destino era sto lì nella cuccia o mi trascino con due e per i bisogni era un casino. Invece questa roba qua era ritornata alla normalità, la vedevi correre, sembrava una scheggia. Che
c'è tenerezza, devo dire la verità, sì. Poverina, però vabbè, ma era anche già vecchia, quindi da mo' che c'aveva il carrello. Sì, bello, carina, carina. Guarda, ottimo. Dai, tutti i tuoi, allora, i minuti che rimangono. Andiamo, Marco. E allora andiamo dritti di là, intanto vi ringrazio perché ve l'ho accennato prima, al costo di un caffè, quindi il portale lo sapete a memoria, lui contiene dove deve uscire il 9,90? Lo dico, io e Lio lo sappiamo, pensiamo di saperlo, c'è anche il suo magnifico abbinamento. Occhio, perché è un'ottima giocata, piccola, unica, il 9,90 che ritorna ad essere predominante, quindi attenzione, non lo usiamo sempre, si parla del 9, si parla del 90. Insieme siamo nella sua stagione, da qua a dicembre lo dovremo vincere in più riprese. Occhio all'abbinamento perché è spesso quello che ci salva se non arriva Lambo. C'è solo lui, costa quanto un caffè, ci vediamo di là. E allora sarò telegrafico perché è arrivato, è tornato il momento del 9,90 in ambo con un abbinamento. Quindi la giocata è 9,90, un paio di euro e poi in terzina o scorporato. Vedete voi insomma quanti 2-3 euro potete spendere, se no uno può anche giocarsi un euro e ha già bello che è messo lì. Il portale costa quanto un caffè, quindi l'892288 è aperto, lo era già prima e grazie, l'ho detto, per chi c'era già entrato. Vi aspetto ufficialmente al tasto 3. Solo il 9,90 è il suo miglior abbinamento per questo sabato. Vi aspetto. Scimmiottino mio, tu tanto dolce sei, sempre nei sogni miei, bella, bella di papà, la caramella sei, dono degli dei, giorno dopo giorno sai. Allora è tutto per questa puntata, peccato perché avevamo ancora tanto da dire, ma lo faremo la prossima, quindi vi aspettiamo, un bacio. Grazie, grazie Clara, un grazie come sempre ai tanti tanti amici di Casalotto, vi ho portato con estrema semplicità i pochi consigli che abbiamo preparato per questa estrazione, dobbiamo rifarci, questo insomma è pienamente consapevole da parte mia e di Lio, ne abbiamo avute un paio orrende, ci rifacciamo, quindi le possibilità ci sono. Ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao!